Ciao ragazzi! Ciao! Benvenuti sul nostro canale Tickets for Life! Ciao ciao! Chi siamo? Siamo Federico e Marta! E questo è il nostro canale. Abbiamo un van camperizzato e omologato in Germania, ma ora vi raccontiamo tutto. Lui si chiama Charlie. Perché abbiamo fatto questo video? Perché abbiamo deciso di raccontarvi questa storia? Perché ce l'avete chiesto in molti, nei vari commenti, avete fatto tante domande, tante richieste su questa parte, soprattutto sulla nostra parte iniziale, diciamo, la nascita del canale, ovvero la fase omologazione. Esatto, quindi visto che ogni tanto ci fate delle domande, abbiamo deciso di fare un video riepilogativo dove vi diciamo tutto, ma proprio tutto. Quindi prendete carta e penna e prendete nota di tutto quello che vi andremo a dire. Per chi non ci conoscesse, più di un anno fa abbiamo comprato in Germania un furgone commerciale che poi abbiamo deciso di camperizzare. E ci sono tante scelte che uno può fare, no? Una delle domande, ad esempio, che ci avete fatto è perché non avete comprato un camper e perché vi siete comprati un furgone vuoto e perché ve lo siete camperizzato. Ah, sì. Allora, tutto è nato dalle nostre esigenze e anche dal budget che avevamo a disposizione, perché come ben sapete i camper costano, soprattutto nuovi, ma anche usati non ve li regalano. Ma non solo per quello, anche perché precedentemente abbiamo già avuto nelle nostre famiglie dei camper, quindi conoscevamo i camper, la gran famiglia dei camper, avevamo già fatto vacanze con i camper. Volevamo provare una cosa diversa. Il van ci sembrava più adatto a noi per uno stile di vita a lungo termine su questo mezzo, più versatile, perché noi volevamo coniugare la nostra vita lavorativa. Per chi non sapesse chi siamo e cosa facciamo, ci sono sul canale video dedicati, quindi andate a darci un'occhiata, vi spiegheremo, lì vi troverete tutte le nostre informazioni, ora sarebbe troppo lungo da riportare adesso. Quindi, ripeto, volevamo coniugare con un mezzo molto essenziale, compatto e versatile la nostra vita in viaggio. Okay. E il van ci sembrava più adeguato, ecco. E poi c'è un altro discorso che qualunque mezzo andate a comprare, poi ovviamente ci vanno messi gli accessori e gli accessori costano. Tutti i mezzi, sia nuovi che usati, di base hanno lo stretto necessario. Noi invece avevamo delle esigenze appunto per viverci, per lungo tempo. Quindi abbiamo avuto l'esigenza di mettere più pannelli solari, batterie molto potenti, durature. Impianti elettrici e tutto quanto idoneo per poterci vivere a lungo termine, e quindi tutti questi parametri hanno condizionato le nostre scelte. Diciamo che è come se andaste da un sarto e gli portaste la miglior stoffa, no? Ovviamente il vestito cucito su di voi sarà perfetto rispetto a un abito comprato non cucito addosso a voi. E per noi è stata un po' la stessa cosa. Abbiamo voluto, diciamo, da un mezzo vuoto, da zero, come può essere un furgone, crearci un van cucito sulle nostre esigenze. E quindi, dopo aver vagliato le varie opzioni che offriva il mercato, sia del nuovo che dell'usato, abbiamo valutato che la scelta migliore per noi potesse essere quella di comprare un mezzo vuoto e camperizzarcelo da noi, anche perché comunque, almeno io personalmente, in passato ho lavorato con la ditta di mio padre, si montavano mobili, pareti mobili, quindi ho un po' di manualità acquisita negli anni in base a questo abbiamo deciso di fare tutto da noi. Con l'uso di attrezzature. Attrezzi ce l'abbiamo. Attrezzi, quindi ecco, ce l'avete chiesta anche questa cosa, non partiamo proprio da zero, anche se, lo ripetiamo, ci teniamo a sottolinearlo, non ci paragoniamo ai professionisti del settore, ci mancherebbe assolutamente altro. Assolutamente no. Facciamo tutt'altro di lavoro, lo sapete bene, però ecco, diciamo che qualcuno di voi ci ha detto: ma io non so cambiare nemmeno la lampadina in casa. Non siamo a quel livello, quindi un minimo di manualità, di sapere usare gli attrezzi serve, perché poi vi cozzerete, vi troverete davanti a situazioni in cui siete costretti a fare una parte da voi. Poi, per l'amor di Dio, chi ha budget, diciamo, illimitati può benissimo portare anche un furgone vuoto a un allestitore e richiederlo come vuole.
come lo vuole su misura. Però ecco, non è il nostro caso, non è stata la nostra scelta, noi volevamo proprio farcelo anche sinceramente per soddisfazione anche per personale. Soddisfazione personale, esatto, perché comunque io da appassionato di Lego mi piace montare, fare, costruire, progettare, certo. Quindi ci piaceva. Quindi un'altra domanda che ci hanno sempre fatto tutti è: ok, fate questo, vogliamo fare questo passo, lo dico anche per te che ci guardi, ma io voglio fare lo stesso passo che avete fatto voi. Da dove comincio? Come faccio? Esatto, è da qui che nasce un po' questo video, no? Abbiamo cercato di mettere insieme un po' tutte le vostre domande e stiamo dandogli un senso, diciamo così, per aiutarvi chi qualora si svegliasse la mattina e dicesse: sai che mi avanzano questi soldi, voglio comprare un mezzo che può essere di qualunque tipo. Noi ci teniamo a dire che su questo video, in questo momento, riporteremo la nostra esperienza. Ovviamente non abbiamo esperienza di camperizzazioni di mezzi overlander, di, non so, fuori strada, 4x4. Noi riporteremo la nostra esperienza e il nostro iter, quello che abbiamo passato, le varie fasi, per aiutarvi anche a voi, insomma, per lasciare questa testimonianza sul canale. Ecco, così le vostre domande potranno avere una risposta e rimarrà questo video, esatto, per aiutare qualcuno che appunto volesse intraprendere questa bellissima idea del viaggio, esatto, su quattro ruote. Quindi facciamo un passo indietro, correva l'anno 2021, era estate e siamo andati in Germania a comprare un mezzo. Perché in Germania? Perché abbiamo scelto Berlino come città. Facendo un passo indietro, abbiamo valutato che la scelta migliore per noi potesse essere quella di un furgone, nel nostro caso un Fiat Ducato. Quindi, qualora decideste di fare il grande passo, la prima cosa che dovete scegliere sicuramente è il mezzo, sì, che vorrete camperizzare. Dato per scontato che vogliate camperizzarlo da voi. Quindi ora mettiamo da parte i camper nuovi, quelli usati, quelli già pronti. Esatto. E parliamo solo ed esclusivamente di mezzi che nascono per un utilizzo... Il nostro percorso, poi. Sì, che poi è il nostro percorso. Noi facciamo, vi raccontiamo questo riportato all'anno 2021, con le regole dell'anno 2021, con i costi dell'anno 2021. Ovviamente, se questo video lo guardate tra 2-3 anni, potrebbero cambiare le regole, potrebbero cambiare tanti fattori, quindi ci teniamo a precisare questa sì, cosa. Soprattutto perché, se posso aggiungere, questo video che sia una forma di incoraggiamento anche per chi volesse intraprenderlo, perché vi lasciamo questa testimonianza e vi diciamo che non è impossibile questo iter. Noi l'abbiamo fatto non sapendo assolutamente nulla, mettendoci al computer e cercando prima di tutto tante informazioni, tante nozioni, tante cose. E dopodiché l'abbiamo concretizzato, ci siamo riusciti, quindi potete riuscirci anche voi con un po' di buona volontà, un po' di applicazione ovviamente, e sappiate che, ripeto, non è impossibile da portare avanti. E se ci siamo riusciti noi, fidatevi, appunto, lo può fare chiunque. Allora, la prima scelta che va fatta è il mezzo, come si diceva. Potete scegliere un camion, una jeep, una macchina, un roulotte, qualunque cosa. Ovviamente il mezzo più utilizzato è il furgone per tanti motivi, per la sua compattezza, per i suoi volumi, per i suoi spazi. E a questo punto, quando avete scelto di camperizzarvi un furgone, dovete scegliere il marchio, e la tipologia e anche le misure. Okay. Quindi passo corto, passo medio, passo lungo, tetto alto, tetto basso. Noi avevamo, ci sono tanti fattori, esatto, da scegliere. Sapevamo che sarebbe stato un po' la nostra casa futura, perché avevamo già, come vi abbiamo detto nei video precedenti, l'idea di coniugare il nostro lavoro in viaggio, quindi già volevamo staccarci da casa e girare il mondo. Quindi sapevamo già che volevamo un van, quindi un furgone che poi diventasse a tutti gli effetti un van. E non sapevamo nemmeno la tipologia, eccetera, eccetera, però l'unica, diciamo, cosa imposta che ci siamo, come si dice, autodichiarati, su cui non si transigeva, era l'altezza. Sì, perché ci sono tanti mezzi che magari non vi permettono di stare in piedi. Esatto. E non poter stare in piedi su un camper alla fine diventa scomodo, perché dovete stare sempre piegati. Io sono alto 1,80 m.
Quindi abbiamo scelto un mezzo che avesse il tetto minimo H2, Esatto. perché con l'H1, Parlando in termini in Fiat, termini di altezza. Sì. l'H2 è Ora, l'altezza ovviamente Fiat. ogni marchio ha i suoi parametri, però in realtà quello che dovete, a cui dovete porre attenzione è l'altezza del tetto, tetto basso, tetto medio, tetto alto. Quindi nel caso voleste ad esempio mettere due letti a castello, allora sceglierete un tetto alto H3, e altrimenti la prassi è scegliere un H2 che equivale a tutti i van, quelli che vedete in Sì. giro normalmente per le strade. Quindi abbiamo scelto un Fiat Ducato con il tetto H2 perché ci permetteva di stare in piedi. È alto 1,90 m. 7 centimetri mi pare, poi calcolando ci sarà il soffitto, Certo. il pavimento, l'altezza Ridurre. utile che alla fine rimane è 1,90 m, quindi ci sono 10 centimetri di margine per potersi muovere No, è agevolmente. comodo, È comodo. sinceramente, alla fine, ecco, non ci siamo pentiti assolutamente delle misure. E poi la lunghezza. Sì. Quindi la scelta, ovviamente, ognuno avrà, per fare questa scelta avrà le sue esigenze, dipende anche quante persone siete a bordo. Esatto, noi eravamo due e due E da rimarremo. cosa dovete portare dentro il vostro mezzo? Perché c'è addirittura chi porta le Ci moto sono persone, all'interno del esatto. proprio mezzo, allora magari decide di avere un letto mobile, c'è chi decide di avere la doccia, chi non la vuole, chi vuole un'ampia dinette. Noi abbiamo fatto il calcolo, ci siamo messi proprio a tavolino, abbiamo iniziato a Esatto. disegnare il letto, quanto misura la doccia, quanto misura il tavolino, e abbiamo tirato fuori un mezzo di 6 metri, che è La la misura, lunghezza media. che è l'attuale misura del nostro Il van nostro van è Charlie. in 6 metri, nel casa Fiat sarebbe l'L2. Ci sono poi i camper a passo corto che magari sì, sono più agili, ma hanno, 5,40 mi pare, si vero? parte da 5,40 m, ma quei 60 centimetri in meno vi garantiamo che vi levano tantissimo spazio. Infatti, non volevamo essere così riduttivi, però non volevamo nemmeno il passo Non lungo. volevamo nemmeno un mezzo da 7 metri che magari sia in manovra che in parcheggio Esatto, e può essere più diventa scomodo. scomodo. Quindi, comunque, ritornando, la scelta iniziale delle misure e del mezzo sul quale puntare il dito è fondamentale, perché poi da lì parte la vera ricerca nel mondo web. Esatto, a questo punto dobbiamo scegliere, diciamo, abbiamo scelto un camper, insomma un furgone con tetto medio e lunghezza media. Quale marchio andiamo a scegliere? Ce ne sono di tutti i tipi. Noi abbiamo scelto un Fiat Ducato, ma abbiamo guardato anche il Mercedes Lo Sprinter. Sprinter, sì, erano un po' Infatti, queste due questi sono i due imballottacce. mezzi che si vedono più di frequente in giro. Poi ci sono i Citroen, i Boxer, i Renault, ma quelli la Ma maggior sono un po' tutti parte a comune, cioè sono sono tutti simili anche simili. come fattezze. Addirittura il Citroen e la Peugeot fanno i loro mezzi sulla base del Ducato. E quindi come il Crafter che è fatto sulla base dello Sprinter. Quindi la scelta iniziale principalmente era tra uno Sprinter e un Ducato. Noi abbiamo fatto delle valutazioni. Prima su tutte, trazione anteriore per il Fiat Ducato e trazione posteriore per lo Sprinter. Avere una trazione posteriore fa sì che il mezzo abbia l'albero di trasmissione proprio sotto al pianale. E questo può essere un problema nel caso decideste poi di mettere dei serbatoi, quindi Sì, questa in cosa va tenuta insomma, in considerazione, considerazione. sì, perché sotto poi a quel punto la scocca del vostro furgone diventerà un punto di aggancio per tante altre cose, quindi più si adatta ad avere, diciamo, il sottoscocca di un camper, meglio è per Sì, poi lo tante Sprinter cose. ovviamente può montare i serbatoi senza problemi, questo non che scegliate un mezzo o l'altro. Noi poi abbiamo fatto la valutazione che, sempre in base alla mia altezza di 1,80 m, noi abbiamo deciso di mettere il letto trasversale. Sì. Quindi il letto trasversale ci obbliga ad avere un letto di almeno 1,90 Ah m. E sì. il Fiat Ducato ha le pareti che salgono su in verticale Questo è e importante. mantengono una bella larghezza. Lo Sprinter invece va a stringere in alto. E quindi abbiamo calcolato che, tenendo presente anche il fatto che poi ci va fatta una coibentazione, tutto il rivestimento Da ambo i interno, si mangiano lati, quindi. dei centimetri, abbiamo valutato che il Ducato potesse essere la scelta migliore per noi. Poi anche dal punto di vista progettuale,
avere le pareti dritte ci aiutava anche con i mobili, perché sì. se le pareti sono inclinate, sì, vanno a tipo centi la fanno. Tutti i mobili devono essere stondati e diventa più laboriosa la faccenda. Sì, se non hai, come ripeto, noi facciamo tutte le cose in casa, diciamo, quindi se non hai una ditta di allestimento camper, magari per chi, perché dice sarebbe facile, ma per chi ha l'attrezzatura, eccetera, eccetera. Ovviamente trovare è più facile trovare dei mobili squadrati, no? Che possono andare in un appartamento, in uno stanzino, eccetera, eccetera, da poterli usare nel van. Anche costruire dei mobili, diciamo, con la curvatura, sì. per chi non è falegname, non è una cosa semplice. E qui vi diamo due dritte in base, sulla base di questi due mezzi, no? Perché uno magari compra un mezzo e poi non ci pensa. Allora, se vi orientate su uno sprinter, sappiate che se volete montare un letto trasversale, molto probabilmente dovrete comprare delle estensioni della carrozzeria, perché infatti molti van di questo genere, non tutti, perché c'è anche chi lo tiene così com'è, mm-hmm. ma vanno a cambiare le lamiere che dove di fatto andrà ad appoggiare la testa e i piedi del vostro corpo, e vanno a mettere delle bombature in modo sì. da avere una lunghezza, uno spazio sì. maggiore. Magari ci sono persone anche di statura più bassa che non hanno bisogno di far ciò. Oppure c'è chi decide di mettere il letto longitudinale e allora il problema non si pone. Certo. Però considerate questa cosa nella scelta, perché uno parte, va a comprare il van e poi si accorge ci vuole mettere il letto e non c'entra. Vabbè, magari sono due persone alte 1,50, non gliene frega niente del letto trasversale, perché gli basta tranquillamente la misura che si viene a creare all'interno dello sprinter. Noi per fortuna siamo due persone abbastanza altine, quindi diciamo ovviamente ci serviva che il letto stesse tranquillamente per bene. Poi volevamo un materasso comodo tipo quello del letto di casa, non quelli piccoli da campeggio, quindi insomma per una serie di motivi ci serviva quello spazio trasversale, quella lunghezza. Un po' per questo, un po' per il motivo che ha detto prima Federico, insomma, la scelta è ricaduta sul Fiat Ducato. E da lì siamo partiti. Poi, per la ricerca. Certo, un'altra cosa volevo aggiungere è anche il fatto dei sedili. Dovete calcolare i sedili. Se volete mettere due sedili davanti anziché i tre in dotazione, guardate i prezzi dei sedili stessi, perché se andate a rimuovere la poltrona doppia e volete mettere quella singola, come è successo a noi, dovete poi comprare il sedile singolo. Dovete calcolare la possibilità di montare le piastre girevoli se volete girare i sedili stessi, quindi calcolate e fate queste valutazioni, perché c'è anche chi decide di rimuovere la paratia, quella originale, fare una parete di legno con sì. una porta, perché magari mettete la doccia dietro al sedile di guida, sì, a quel punto non farete il sedile girevole, avrete tre posti, ma avrete comunque un passaggio dalla cabina o anche semplicemente parte... una piccola finestra, come qualche ci sono tante visto soluzioni. Anche soluzioni di camperizzazione in quel senso. Noi volevamo da subito un passaggio fra la cabina e il retro, perché ci sembrava comodo, utile per eventuali piogge, maltempo, eccetera, eccetera. Quindi avevamo già messo, diciamo, dei paletti. Quindi sicuramente avremmo rimosso la paratia che chiudeva queste due zone. Quindi ci siamo orientati verso, come dicevamo prima, il Fiat Ducato. Ci sembrava un mezzo più adatto a noi. Chi lo celebra e chi invece dice che è un mezzo da condannare. Noi al momento ci troviamo bene, ci piace, per noi è un mezzo comodo, le nostre esigenze sono pienamente soddisfatte, quindi al momento vi possiamo onestamente dire che non ci siamo assolutamente pentiti della scelta. Assolutamente, e lo ricompreremo a mani basse. Esatto. Ma insomma, questo Ducato, quando l'abbiamo individuato, che abbiamo fatto poi? Dove siamo andati? Ci siamo guardati e si è detto, ok, vogliamo un Fiat Ducato, dove lo compriamo? Non al supermercato. Allora, inizialmente abbiamo fatto dei giri nella nostra città, perché li volevamo vedere con mano, toccare con mano. Però c'era il problema poi della futura omologazione. In Italia era un po' complicato al tempo, lo è tuttora, ma ci sono comunque tante strade che poi vi diciamo esatto, avanti. Iter complessi italiani. Noi volevamo seguire l'iter di fare l'omologazione in Germania e quindi abbiamo deciso di comprarlo direttamente lì. Diciamo che volevamo avere il nostro mezzo omologato, visto che avevamo già deciso di viverci,
non avevamo preso in considerazione la strada dell'allestimento mobile, cioè quello che si smonta, si toglie, eccetera, eccetera. Volevamo un allestimento fisso e definitivo e quindi volevamo avere, come si dice, le carte in regola sul libretto, perché quando fai tanti chilometri e non lo usi soltanto una settimana per le ferie estive, diciamo, volevamo stare tranquilli, sinceramente, e avere, come vi dicevo, tutto in regola, a far sì che il nostro Charlie si chiamasse camper di cognome, insomma. Sì, sia per eventuali controlli, ma anche per un discorso finanziario, di bolle assicurazione che si paga meno. Sì, sicuramente anche per quello. Quindi, niente, individuato appunto il mezzo, ci siamo messi, dopo il tour nella nostra provincia, e vi dirò di più, siamo andati anche fuori provincia, abbiamo girato mezza Toscana. Non era un periodo granché facile, le aziende non trattavano i mezzi usati, c'era stato un po' di fermo, i prezzi già erano saliti, non c'era molta scelta. C'era tantissima attesa poi anche sull'usato. Anche quello. Cioè, anzi no, siccome c'era tanta attesa sul nuovo, ci spiegarono. Molti si erano orientati sull'usato e l'usato era praticamente sparito, esatto. Era introvabile anche l'usato. Ci spiegarono, abbiamo girato mezza Toscana e diversi concessionari ci hanno spiegato proprio questo discorso qui, che appunto... l'usato per tante aziende che stavano lavorando e avevano fatto richiesta alla casa madre, i tempi erano lunghissimi. Si parla di anni, eh? Sì, quindi ovviamente gli serviva un mezzo dal lavoro e avevano deciso di prendere un usato, usati buoni se ne trovavano, però con tutto questo aumento di domanda anche l'usato era praticamente sparito dalle concessionarie. Quindi lì per lì siamo tornati a casa un po' con l'amaro in bocca, perché ci sembrava un po' sempre più lontano questa, no? questa meta, questo sogno. Non abbiamo mollato, siamo andati avanti. Abbiamo iniziato a cercare su internet. Esatto, soprattutto sui siti dedicati, uno in particolare, e ve lo mettiamo in descrizione, giusto? Sì. Mobile.de. Esatto. C'è proprio il sito e c'è anche l'app. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a spulciare l'applicazione e il sito. Sì. Abbiamo iniziato a mettere i filtri, perché il bello di questo sito, esatto, è che voi potete impostare tutto. Volete un 4x4? Volete un camion? Volete un fuoristrada? Volete una Jeep? Volete un van, un camper? Qualunque cosa mezzo voi Verlander, quello... cerchiate, lì lo potete trovare. Potete trovare anche il camion dei pompieri se ve lo volete camperizzare. Sì, sì, trovate vero, di tutto, vero. Le ambulanze vecchie, cioè veramente di sì, tutto. Sì, è fuori. Cioè, in proprio... Germania trovate tutto. E quindi abbiamo messo i nostri filtri, abbiamo filtrato una fascia di prezzo, abbiamo anche messo da un anno a un anno, perché non volevamo un mezzo troppo vecchio. Esatto, nemmeno abbiamo filtrato i chilometri, non volevamo dei mezzi che avessero 300.000 chilometri. Insomma, facendo le varie impostazioni di ricerca, abbiamo individuato varie soluzioni. Inizialmente abbiamo contattato alcuni rivenditori che avevano questi mezzi ma non erano disponibili, oppure c'erano delle cose che non ci andavano bene. Sì. E alla fine diciamo che quello che ci ha aiutato è stato anche orientarsi sulle grandi città, perché in effetti abbiamo avuto poi ragione. Sulle grandi città della Germania sto parlando, c'è sempre più scelta, c'è sempre più rigiro e ci sarà più possibilità di trovare mezzi anche usati. Quindi la prima città ovviamente è stata Berlino e effettivamente lì c'erano vari concessionari che avevano questi mezzi a disposizione. Uno tra questi, quello poi dove siamo andati noi direttamente, aveva diversi mezzi, diversi veicoli, esatto, diversi Fiat Ducato in particolare. Ce n'aveva una trentina. Noi avevamo cercato questi. E questa cosa ci ha rassicurato anche un attimo, perché prima di tutto andava un po' contro a quello che ci avevano detto in Italia, cioè che il mercato dell'usato non si trovava nulla, quindi un po' ci ha rassicurato. E dalle foto e dai chilometri, dagli anni, sembravano anche i mezzi in buono stato e in buone condizioni. Quindi insomma, lì abbiamo cominciato a vedere una finestra, una via di uscita. Abbiamo visto la luce. La luce.
E poi anche perché giustamente ci siamo detti, se dobbiamo ammortizzare le spese del viaggio per arrivare in Germania, non possiamo andare nel paesino di quattro anime di abitanti, dove magari c'è un concessionario che tiene un furgone Fiat Ducato, poi arriviamo lì e magari quel Ducato per qualsiasi motivo non va bene, o ha dei problemi, o sorgono delle cose che non ci piacciono, eccetera eccetera, poi abbiamo fatto un viaggio diciamo un po' a vuoto. Esatto. Quindi l'idea era appunto di andare in una città grande tipo Berlino, tipo Monaco di Baviera, eccetera, eccetera, dove eventualmente nella stessa città avere più soluzioni, più concessionari, più rivenditori, dove spostarsi con un semplice autobus o metropolitana e andare da uno piuttosto che un altro e guardare le varie mezzi e varie soluzioni. E così vi consigliamo perché, anche a voi. Sì, perché noi di fatto abbiamo fatto in questa maniera. Esatto. E quindi una domanda che spesso ci avete fatto è stato: ma come mi posso fidare, prendere un aereo e andare dall'altra parte dell'Europa, e se poi il mezzo non c'è, se poi non lo trovo, se non mi piace? Noi ci siamo preparati il piano B, C, D e F, perché abbiamo individuato il nostro mezzo, abbiamo avuto uno scambio di messaggi con la concessionaria, ci siamo fatti mandare le foto, i video, abbiamo fatto tutte le domande del caso. Tutte le domande, esatto, anche. E sì. Gli abbiamo detto: guarda, io domani prendo il volo, arrivo, me lo fai trovare il mezzo, io se è tutto a posto, che funziona, che è tutto ok, firmo, pago e torno con il mezzo. Per questo sono stati corretti, cioè abbiamo chiesto semplicemente di tenerlo il tempo necessario, abbiamo spiegato che venivamo dall'Italia e sono stati correttissimi. Abbiamo chiesto ovviamente orari di apertura, di chiusura, giorni eventuali di ferie, tra l'altro il nostro era il periodo d'agosto, quindi tutto era complicato anche dalle ferie estive. Esatto, perché poi chiudevano anche loro. Chiudevano anche loro, quindi abbiamo fatto tutto prima delle loro ferie estive. E sono stati carini. Lo scambio di messaggi è avvenuto in lingua inglese, perché poi su questo sito trovate anche le lingue parlate dal concessionario, ovviamente tedesco in lingua madre e inglese. Qualcuno, secondo me, anche giù nella Germania del Sud, probabilmente magari qualche parola italiano la parla, però altrimenti, come eventualmente ci avete chiesto qualcuno di voi, esiste Google Translate, uno magari con WhatsApp fa delle domande tecniche precise, ve lo traducete, oppure magari se uno proprio non sa nemmeno l'inglese, quando è lì sul posto, oggigiorno con queste applicazioni di traduzioni veloci, insomma, bene o male si riesce a vi capite a e ci si capisce. Quindi noi ci siamo scambiati diverse foto e messaggi in inglese, ci hanno risposto, ci hanno dato disponibilità a visionare i mezzi, sono stati per quello molto carini e niente, ci hanno detto sì sì, i mezzi sono qui, venite, se venite, abbiamo preso diciamo una sorta di appuntamento. Esatto, e poi ovviamente la cosa più importante, gli abbiamo chiesto quali documenti fossero necessari e come fare il pagamento. E l'eventuale pagamento... La cosa più importante è, ok, io vengo lì, compro un mezzo, ma come lo pago? Come definisco l'accordo, insomma... Allora, loro vogliono essere pagati subito, quindi voi potete fare anche un finanziamento, questi sono affari vostri con la banca, arrivati con un assegno circolare. E ora, nel nostro caso, le abbiamo chiesto se gli andasse bene un bonifico istantaneo, perché ovviamente il contante su certe cifre non si può usare, carte di credito, abbiamo chiesto se accettavano le carte, però anche lì ci sono dei tetti. Noi abbiamo pagato 14.000 euro il nostro mezzo, perché abbiamo scelto un mezzo comunque abbastanza recente e con pochi chilometri, perché aveva 120.000 chilometri del 2014. Abbiamo chiesto se accettassero il bonifico istantaneo e quindi siamo andati su con... e pagato in questa maniera. Cioè, questo anche a vantaggio nostro, perché... il bonifico istantaneo praticamente permette al rivenditore di visualizzarlo immediatamente dopo poco che è stato inoltrato, così anche noi non stavamo lì i giorni di attesa della valuta, perché voi pensate, fatto bonifico magari ci vogliono 3 giorni di valuta, poi magari trovate in mezzo un sabato, una domenica, eccetera eccetera, doveste aspettare magari 5 giorni, si allunga il vostro soggiorno in Germania. Quindi noi volevamo andare, concretizzare e tornare il prima possibile. Esatto. E quindi il bonifico istantaneo ci sembrava la soluzione migliore, perché loro fin quando
giustamente o non giustamente, le regole sono quelle, non vedono nei loro sistemi, nei loro computer l'ingresso del bonifico, loro non danno via le pratiche. No, purtroppo quindi, no. Non è che gli promettete i soldi, no, voi andate lì, scegliete il mezzo, ve lo fanno trovare in condizioni eccezionali, perché almeno sì, per noi il nostro era veramente uscito di fabbrica, sembrava era fabbrica. Tirato a lucido, come si dice, veramente era lucidissimo, tutti puliti, tappetini puliti, profumato, ogni plastica era lucidata. Adesso poverino Charlie è ridotto in condizioni, sì, dopo due genitori così snaturati. Ovviamente quando sono arrivato lì sul posto l'ho acceso, ho controllato il motore, ho fatto il giro del piazzale, tutto a posto. Poi è chiaro che lì bisogna anche fidarsi, perché se ci fossero magagne nascoste, quello purtroppo non si può sapere. O portate l'amico o il fratello o il parente meccanico che lo vede già, o dal rumore dell'accensione già capisce che ci può essere qualcosa che non va. Noi non avevamo nessuno che potesse venire a fare questo check, insomma. Infatti ci è stato chiesto, ma come hai fatto a fidarti? È intuito, ragazzi, qui... Forse un po' anche la voglia di partire che forse ci ha fatto, abbiamo avuto fortuna o semplicemente non lo so, ovviamente è stata un'unica esperienza, non sappiamo se quel rivenditore è veramente sempre onesto, limpido e trasparente così con tutti o noi abbiamo avuto fortuna. Però noi abbiamo guardato e letto le recensioni, quella è una delle concessionarie più grandi di tutta la città di Berlino. Vende tantissimi mezzi e noi ci siamo fidati. Certo. Per chi non conoscesse e non ci conoscesse, potete andare a vedere nella playlist di questi video della camperizzazione, i primi video sono relativi a Berlino, quindi lì c'è proprio anche il nome del concessionario, tutto quanto. Perché anche un'altra domanda posta più volte è stata: chi è stato il concessionario, dove avete acquistato? Quindi noi a volte poi tutti i dati, ovviamente i numeri di telefono, la via, non ce li ricordiamo, però se andate a vedere quei video, i primissimi video, proprio c'è scritto acquistiamo il furgone in Germania, lì c'è proprio la registrazione e vedrete chi è il concessionario con con tutte le informazioni relative. Purtroppo al tempo Marta non poteva venire con me, sono andato da solo, ho pagato un biglietto di sola andata con l'aereo, quindi ero fiducioso che sarei tornato. Sì, io avevo degli impegni lavorativi che erano già presi e non potevo assolutamente mancare, quindi era il periodo tra l'altro intorno a Ferragosto, quindi c'erano delle... dovevo essere... uno di noi due doveva essere presente. E per forza, ho detto... sono andata, perché al ritorno torno col mezzo, ce n'è. Quindi con la mala spacca. Chi non risica non rosica, ragazzi. Quindi noi abbiamo rischiato, ma abbiamo rischiato bene. Un consiglio che possiamo darvi: se comprate un mezzo in Germania, controllate sotto la scocca, perché lì spargono il sale da tutto l'anno, potrebbe esserci un po' di ruggine. Noi abbiamo avuto qualche problemino alla marmitta, ma nulla di insignificante. Sì, comunque il mezzo era perfetto. Sì, sì, un pochino sciupata, ma comunque funzionante. Tutto funzionante, può andare bene così com'è. Può andare bene, però ecco, infatti ce l'avete chiesto, perché in Germania ovviamente le strade hanno bisogno di essere salate per eventuali gelo o neve, eccetera, eccetera. Però ecco, diciamo, si vede ad occhio, specialmente se un pochino di meccanica ve ne intendete, si vede quando un mezzo è stato bistrattato o no. Il nostro, come vi ha raccontato anche Federico, aveva due ammaccature, ma due di numero, che ha tuttora Charlie, ma al di là di quelle anche all'interno era stato tenuto abbastanza bene. Però magari gli fate notare al venditore che c'è un po' di ruggine, magari qualche centinaio di euro lo leva. Non lo so, questo ecco, noi insomma era buono il mezzo, non aveva bisogno di grossi lavori, almeno nemmeno dal punto di vista di restauro della carrozzeria. Quindi a questo punto, una volta individuato il mezzo, individuato dove prenderlo, c'è stata tutta la trafila di prenotare il volo, prenotare delle camere d'albergo inizialmente per 2-3 giorni, perché comunque certo, dobbiamo aspettare il rilascio della targa, che avviene velocemente in Germania. Sì. In 2 giorni voi avete la targa e potete ripartire. Ovviamente se non ci sono giorni né festivi né il ponte del fine settimana, quindi magari ecco di guardare anche quello. E in questo caso ne ho approfittato per fare un giro della città e trovate tutti i video nella nostra playlist. Berlino, certo, città bellissima, ma ci torneremo insieme un giorno. Certo, sicuramente. E quindi niente, ci siamo messi al computer,
Abbiamo fatto il boarding pass di qui presente Federico, che è partito con la sua valigina, con il biglietto aereo, e è atterrato direttamente a Berlino. Sì, e una domanda che ci fate spesso è: quali documenti possono servire? Perché infatti io sono andato a Berlino, semplicemente mi serve la patente, un documento di identità, sì, e poco più, basta, perché mi serve il... Fotocopie, ti hanno fatto tutto lì? Sì, sì, fanno tutto lì, voi andate con i documenti e con i soldi, cioè nel senso dovete avere liquidità, i soldi nel, sul liquidità conto. Nel conto, perché alla fine voi dovete fare un bonifico e quindi non serve altro. Quindi parliamo del grande giorno in cui abbiamo ritirato il nostro van. Sono arrivato a Berlino addirittura il giorno prima, perché avevo appuntamento alle 8 di mattina o 9, insomma, all'ora di apertura. Sono arrivato il giorno prima e ho fatto, perché mi potevo stare nella pelle, sono andato a fare il sopralluogo della concessionaria, ho visto che il furgone c'era, era lì parcheggiato. La mattina dopo mi sono presentato e ho dato i miei documenti, ho chiesto quale fosse il mezzo di provarli e tutto quanto, ho valutato che... Ce n'erano anche altri. Sì, c'erano anche altre soluzioni, altre perché soluzioni. Noi, un consiglio che vi diamo è di avere anche altre opzioni, perché per qualunque motivo quel furgone non vi va bene, esatto. Dopo avete vanificato un viaggio che comunque ha i suoi costi. Certo. Quindi una volta visualizzato il mezzo, valutato che potesse essere perfetto e idoneo, abbiamo detto ok, lo prendiamo, abbiamo fatto il bonifico istantaneo, dato tutti i documenti, e la persona, insomma, il proprietario, il titolare, ha avviato la pratica delle targhe. Loro hanno i mezzi tutti senza targa, quindi devono fare un collaudo, un semplice collaudo in motorizzazione, uh-huh. E poi vi rilasciano la targa. Questa cosa vi porta via 2 giorni. Quindi io ho fatto il giro per la città, quando loro mi hanno chiamato, io mi trovavo vicino al checkpoint Charlie e mi hanno detto il furgone è pronto. E infatti da lì è nato. Quando me l'ha raccontato io ho detto, ma allora è un segnale che questo Charlie. Infatti per chi già ci conosce, ci segue, sa, l'abbiamo già raccontata questa cosa. E anche perché un gatto che è abitato tanto in casa con Federico si chiamava Charlie. Per un insieme di queste due cose, insomma, vicine a noi, abbiamo chiamato Charlie, ecco, per chi non l'abbiamo detto, per chi non ci conoscesse, insomma. Una cosa importantissima quando comprate un mezzo in Germania è la targa. Allora, esatto, qui si apre una faccenda molto importante. Per omologare un furgone in Germania è necessario avere una targa tedesca. Sì. Targa tedesca che non viene rilasciata ai cittadini non tedeschi. Sì, sembra un po' un gioco di parole. E quindi come fare? È così. O avete un parente in Germania che vi compra. Che vi... Lo zio, famoso zio di Germania. Famoso zio della Germania, gli dite: guarda, mi compri il furgone, e poi quando si è finita tutta la trafila si fa il passaggio di proprietà. Noi non avevamo ciò. Noi questa cosa non si poteva fare, e allora abbiamo. L'unica possibilità era quella di comprare sempre il furgone in Germania, ma con una targa temporanea che è tedesca. Con questa targa temporanea tedesca poi successivamente potete andare a fare l'omologazione, perché se andate con una targa italiana non ve la fanno. Quindi abbiamo scelto la targa temporanea d'esportazione, che si chiama targa ZOL. Ce ne sono due tipi, quindi bisogna fare, esatto, molta molta attenzione. La domanda è: ma come faccio a riconoscere una targa piuttosto che un'altra? Ce allora, l'hanno fatta questa domanda. Infatti, le targhe tedesche, quelle tradizionali, come... Dei residenti, hanno la banda blu, come abbiamo noi. Come in Italia. E come c'è in tutti i paesi europei. Abbiamo tutti la banda blu. E le stellettine dell'Unione, sì, Europea. E poi dentro c'è la nazione di ogni stato. La città. Sì, c'è la nazione Italia da una parte, sì, poi dall'altra, sì, c'è, sì, l'anno, sì, e tutto quanto. Nel nostro caso ci interessava la targa di esportazione e come dicevo ce ne sono due tipi. Sì. Una che ha la fascia gialla, la banda gialla, e una con la banda rossa. Quindi bisogna fare molta attenzione a richiedere quella corretta. Ma anche lì non si scappa, non ci sono problemi, perché sì, la banda gialla, che è una targa temporanea la durata di 5 giorni, viene rilasciata solamente a cittadini tedeschi. 5 giorni, 5 giorni, esatto, per circolare all'interno della Germania. Sì, è come la nostra targa prova per andare dal meccanico alla motorizzazione o
che so, in officina, in concessionaria, per gli spostamenti all'interno della nazione, diciamo. Esatto, se invece dovete esportare un mezzo dalla Germania verso un altro paese, dovete prendere la targa ZOL con la banda rossa, rossa-arancio, che ha una durata standard di un mese. Però voi potete richiedere anche più mesi. Che poi, tra parentesi, è quella che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo fatto quella di un mese, che costava all'epoca 200 euro. E io gli ho chiesto, ma se volesse avere 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, il concessionario mi ha detto, lascia perdere, ti costa una fortuna. E non c'è un quid poco di più per il mese dopo, cioè raddoppia se non triplica il prezzo, non si è capito, almeno ripetiamo, all'epoca, questo nel 2021. E noi avevamo fatto dei calcoli che poi non si sono rivelati tali, perché noi volevamo prenderla addirittura per un anno, che almeno avevamo tutto il tempo a disposizione, poi dopo 3-4 mesi con i lavori finiti si andava lì e si omologava il mezzo. Cioè uno vive anche nel frattempo. Perché nel mezzo noi si lavorava, quindi... E allora abbiamo detto, vabbè, se i prezzi sono questi, ormai sono qui, prendiamo la targa di un mese e lavoreremo giorno e notte per poter fare i lavori di campeggiatura. E lì è iniziato l'incubo. Lì è iniziato l'incubo, che è tutto documentato nei nostri video. Esatto, l'incubo che Marta e Federico per un mese non hanno vissuto, cioè, o meglio, hanno vissuto dentro all'attuale Charlie, al furgone dell'epoca, mangiando lì, quasi dormendo, forse... fusi e stanchi, la sera posavamo i nostri attrezzi e andavamo a dormire per poche ore, perché ci risvegliavamo all'alba per continuare i lavori, perché avevamo quel timing lì. Esatto, la cosa positiva è che insieme alla targa, con la stessa spesa, vi danno anche l'assicurazione del mezzo, quindi non dovete fare un'assicurazione a parte. Questo è importante e è ovviamente tutto in uno, quindi fate veloci, e ci pensa anche il concessionario, pensa tutto lui. Infatti dopo 2 giorni è arrivato il tizio con la motorizzazione locale, credo, con le targhe, valigina con le targhe. E cosa vi rilascia la concessionaria? Vi rilascia il certificato di proprietà del mezzo, vi rilascia la ricevuta del pagamento, vi rilascia i documenti del mezzo, i libretti di circolazione anche con i precedenti proprietari, e poi vi rilascia la targa, ovviamente ve la applica e l'assicurazione. Questo è quanto, che è allegata a questa targa temporanea, ricordiamo, arancione ZOL. E con questa targa voi potete portare il mezzo anche in Italia, dovunque nel vostro paese vogliate. E poi poter fare i lavori, e questa targa vale anche per il ritorno, quindi deve valere. Un'attenzione bene, questa è una cosa da sottolineare, qui ci teniamo, perché una domanda che in tanti si fanno è ok, e che ci siamo fatti anche noi, non siamo riusciti a trovare delle risposte a questa cosa. Abbiamo chiesto al concessionario, ma soprattutto l'abbiamo chiesto poi all'agenzia dove siamo andati a fare l'omologazione. Ho detto, va bene, io compro un mezzo, torno in Italia con la targa di esportazione, ma poi faccio i lavori, non è più un mezzo commerciale, diventa un camper, ma non è omologato camper. Io come faccio a guidare questo mezzo fino alla Germania? Al punto di omologazione. Cioè, se mi fermano e mi chiedono il libretto, vedono che dentro ho fatto una camperizzazione, ma non ho riportato al libretto la camperizzazione, perché ovviamente la sto andando a fare, cosa succede? In questo caso subentra la vostra targa di esportazione, che è una targa prova a tutti gli effetti, ed è la stessa targa che usano le concessionarie, i fabbricatori di macchine per portare un mezzo a fare l'omologazione. Esatto. Quella targa vi permette di guidare anche con un mezzo dove per assurdo potreste aver aggiunto un asse, da 2 assi potreste avere 3 assi e aver messo le ali. Voi state andando in un'agenzia per fare l'omologazione di quel mezzo, e questa targa ovviamente ha una scadenza, quindi se vi fermano voi siete perfettamente in regola. Questa è la base di tutto, perché ed è il motivo per cui abbiamo fatto la targa di esportazione. Sì, che poi se non ve lo ricordaste, La scadenza è riportata anche in un bollino sulla targa stessa, perché esatto, in Germania sono così precisi che riportano la scadenza della targa ZOL, in questo caso arancione per noi, su questo bollino, così come fanno per le altre, anche temporanee. Quindi
quando Federico è tornato in Italia con il furgone, noi sapevamo già qual era la scadenza. E tutti i giorni guardavamo la targa e quello era il nostro fiato sul collo. E non potete mollare lì, non potete mollare, perché poi da quel giorno lui è tornato, ovviamente abbiamo aperto la bottiglia di spumante, perché per noi è stato un bel traguardo già riuscire a compiere tutto questo iter. E quindi niente, da lì veramente è stato un mese di fuoco e fiamme. Eravamo già un po' organizzati prima, come vi diceva Federico, ci siamo messi al tavolino e sapevamo già cosa fare più o meno nell'immediato. Perché un'altra domanda, e qui apriamo questa parentesi, che ci avete chiesto è: ma quali sono i lavori consentiti, quali non sono consentiti, o meglio, quali sono i lavori essenziali da fare per poi riportarlo in fase di omologazione e far sì che ce lo accettino? Ma qui si apre un nuovo capitolo, perché è una trafila molto lunga. Sì. Io direi di chiudere qui questo video, dove abbiamo raccontato la nostra esperienza su come comprare un mezzo, su come scegliere un mezzo, dove comprarlo, quali sono le trafile da seguire. Ovviamente siamo disponibili a eventuali vostri dubbi, curiosità, domande, le scrivete nei commenti e noi, come facciamo, rispondiamo a tutti sempre. E speriamo di avervi chiarito un po' le idee. Se non vi è chiaro qualcosa, ripetiamo, siamo a disposizione per chiarirlo. Ci dispiace, ma è talmente tanto e vasta la materia, è complessa e lunga, che ci teniamo a fare un video molto preciso e dettagliato come siamo un po' noi. Quindi ci vediamo alla prossima puntata, e dove vi racconteremo tutto quello che succede dopo. Esatto. Perché ho detto: ok, ho comprato il mezzo e vai, batti il 5, abbiamo il mezzo. Sì, ma questo mezzo va camperizzato, sulle maniche, al lavoro, trapano, ci vanno fatti i lavori, forza, tagliare, poi va omologato, cioè c'è tutta una trafila dopo, ma è talmente lunga che ve la raccontiamo nel prossimo episodio. E poi non solo, vi diremo alla fine del prossimo video anche i costi che abbiamo sostenuto per questa parte, perché altre domande che ci fate sono inerenti ai costi. Ripetiamo, è la nostra esperienza e sono i nostri costi, che sono relativi al periodo di fine 2021, quindi non rapportiamo i costi adesso e non rapportiamo l'iter adesso, perché per assurdo in questi ultimi mesi potrebbe essere cambiato anche tutto. Sappiamo anche che adesso un iter di omologazione lo fanno anche in Italia. Diciamo. Sì, stanno uscendo tantissime aziende che fanno l'omologazione e quindi variano praticamente la natura del mezzo e lo rendono camper. Però qui noi non abbiamo esperienza, non siamo informati e non vogliamo parlare di cose che sinceramente non ci siamo informati, perché ormai tanto il nostro l'abbiamo omologato. Noi abbiamo dato. Siamo partiti per la Germania e quella è la nostra esperienza. Vi possiamo solamente portare questo valore aggiunto, queste informazioni dal territorio tedesco all'Italia, e questa è stata la nostra esperienza. Altro sinceramente, ecco, non riusciamo a dirvi. Per altre cose vi potete informare dai canali, quelli classici, ci saranno tante aziende probabilmente tantissime, che sì, lo fanno. Quindi vi rimandiamo al prossimo video, dove concluderemo questo racconto e metteremo alla fine del video i costi che abbiamo sostenuto per tutto l'iter di omologazione. Nel frattempo vi mangiamo un bacione, un grandissimo bacione, un grande bacione, e soprattutto tantissimi auguri di buon anno. Fine anno e buon anno. Buon anno, vi auguriamo, visto che siamo alla fine dell'anno, uno spettacolare 2023. Siamo a casa perché abbiamo festeggiato il Natale con le nostre famiglie, e nel mezzo abbiamo fatto i lavori, ma queste sono altre storie che vedrete e che scoprirete seguendo i nostri video. Perché sul canale ci sono tutti i nostri video, esatto. Usciranno poi i video della nuova camperizzazione, quindi seguiteci. Per chi non ci conoscesse, vi chiediamo solo un mi piace, un'iscrizione al canale. Scrivete nei commenti tutte le domande. Esatto, attivate la campanella, così vi arriveranno le notifiche per i prossimi video futuri. E niente, davvero tantissimi auguri di cuore per uno spettacolare 2023. Se state guardando questo video è perché sicuramente vi piacciono i viaggi, vi piace viaggiare, e quindi quello che vi possiamo augurare è di fare tanti tanti viaggi e di scoprire il mondo. Esatto, perché solamente è bellissimo. Provando, perché
la paura più grande è quella di iniziare a fare il primo passo. Se avrete il coraggio di fare il primo passo, vi si aprirà un mondo veramente incredibile. Gente nuova, tante conoscenze, cioè veramente... È bellissimo e si può fare, ecco, questa è stata la nostra testimonianza anche per lasciarvi questo video che speriamo vi sproni a fare questo passo. Speriamo che vi dia quella forza, quella spinta per farvi fare il primo passo. Un bacio, un abbraccione a tutti e auguri buon anno! Auguri buon anno! Ciao ragazzi, ciao a tutti! Ciao.